Fine settimana lungo per la festa patronale di lunedì, partiamo per un paio di giorni, rimaniamo qui in Toscana, il tempo è un po' uggioso, ce ne andiamo un po' nelle campagne. E siamo arrivati all'area di sosta di Pomarancia, grandissima. Si entra prendendo una tessera, si paga 10 euro al giorno di sosta più 5 euro di cauzione per la tessera al momento in cui si ritira. Tessera che dà diritto all'accesso al parcheggio e ai servizi, in particolar modo ai bagni, a cui ci si accede con un lettore. Che avevo letto sono pulitissimi, ora poi magari le andiamo a vedere. Wow, cioè meglio di tantissimi altri posti, ma quella lì che belli, docce super ordinate, panca per cambiarsi, phon addirittura, tutto veramente funzionante, molto bello. Lì ci sono i servizi. Ogni piazzola è dotata di colonnina di corrente, le piazzole sono enormi, volendo qui si apre anche il tendalino, leggermente in pendenza, quindi abbiamo messo su un cuneo e comunque non siamo proprio perfettamente livellati, ma insomma è proprio una leggera pendenza. Laggiù c'è l'ufficio informazioni turistiche, dove abbiamo avuto tutte le informazioni necessarie per parcheggiarci, e direi proprio un ottimo posto. È soltanto un pochino su una strada abbastanza trafficata, quindi per ora c'è il rumore di strada, ma insomma non è che siamo a New York, confido sul fatto che più tardi il traffico diminuisca e comunque la notte la passiamo molto serenamente. Ah, un'ultima informazione interessante: al momento in cui si paga per l'accesso, con la tessera si può entrare ed uscire col mezzo, il posto rimane comunque occupato, quindi nelle 24 ore si può entrare e uscire a piacimento senza la paura di perdere il posto. E sarebbe bello se in queste aree sosta ce ne fossero tante in giro per l'Italia, invece purtroppo ogni comune fa un po' scuola a sé e c'è tanta dispersione. Invece il borgo di Pomarance vanta una lunga storia che risale all'epoca etrusca e romana. Durante il Medioevo la città fu fortificata e sviluppata come importante centro strategico, come testimoniano ancora i resti delle mura medievali. Poiché la zona circostante è ricca di sorgenti termali e fumarole,
deve però il suo maggior sviluppo alla geotermia, ovvero alla costruzione di tutti quegli impianti di produzione geotermica che contribuiscono fortemente alla sostenibilità energetica di tutta la zona. Pane fresco, schiacciata con ciccioli, schiacciata dolce con lo zucchero. No. Noi ci rimettiamo in marcia, andiamo verso l'Alderello, ma in quest'area di sosta torneremo sicuramente anche soltanto per passare un fine settimana in relax. Siamo al parcheggio del centro visitatori di L'Alderello. Qui, soprattutto qui dietro, c'è una zona un po' più pianeggiante, così ci siamo sistemati lì. II, come riconoscimento dell'opera svolta da Francesco Lardarella, conferisce il nome di Lardarello al villaggio fabbrica. Nel 1849 Francesco de Lardarella scrive il regolamento generale che formalizza il tipo di organizzazione già da anni avviata nella fabbrica e nella comunità. Sotto un cielo un po' uggioso ci lasciamo alle spalle gli impianti di produzione di energia elettrica e prendiamo per massa marittima su una bella provinciale che attraversa una zona collinare di pregio naturalistico, molto boscosa e con pochi insediamenti urbani. Arriveremo prima di sera, poco dopo Grosseto, all'agriturismo che abbiamo scelto per riposarci un paio di giorni. Camper Adventure! Viaggi di camperino sperduti nelle campagne mare e mare. Siamo arrivati all'agriturismo Gli Scopicci. Il posto è fantastico a dir poco, o almeno è fantastico per tutti quelli come noi a cui piace il silenzio e il verde. Cioè siamo praticamente parcheggiati in un prato, lì c'è la corrente, qui c'è un pino che sta un po' per conto suo e poi prati, colline, boschi. È veramente un posto splendido, immerso nel silenzio, nella campagna maremmana. Tra parentesi, gli unici due ospiti oltre a noi è un equipaggio con un camper 4x4 bellissimo, e poi sbicceremo magari. Posto splendido, ora andiamo a salutare, a pagare, insomma a fare anche una più approfondita conoscenza dei proprietari.
Nel frattempo ci godiamo questo bellissimo panorama e questi mezzi un po' vintage che ogni tanto si vedono sulle nostre strade, ovviamente tedesco. Un po' impervio salire da queste parti, soprattutto. Ma cosa è salito lui? Eh? C'è salito il cosino. Che salito? Il campo di Peppa Pig. Ah, sì, c'è salito lui. C'è salito il campo di Peppa Pig e ci saliamo anche noi. Ci siamo saliti anche noi. Ma che quella domanda va. È un po' disagevole. Anche il nostro mini weekend allungato a lunedì finisce qui. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, seguite i nostri canali social dove troverete comunque Viaggi in Diretta. E siamo a Marina di Vibona, ci siamo fermati a pranzo, ora c'è la nuvoletta fantoziana che ci ruberà una mezz'oretta di spiaggia in meno, poi piano piano ce ne torniamo verso casa. E ci rivedremo al prossimo episodio, in cui vorrei approfondire il navigatore che ho trovato e che vi consiglierò caldamente, soprattutto indicato a tutti quelli come me che ci conosce, lo sa bene, amano programmare i viaggi in maniera meticolosa, e vi spiegherò la prossima volta, vi spiegherò perché è il navigatore ideale.